mia società è una società di consulenza per le aziende nel settore del luxury hospitality nazionale ed internazionale. Quindi tutto ciò che è legato soprattutto a catene alberghiere, singole proprietà nel lusso dell'ospitalità, e legato a questo anche i ristoranti e la ristorazione del livello del lusso. Essendo, diciamo, con un percorso abbastanza lungo, vista l'età, posso dire che negli ultimi 15 anni si è vista un'accelerazione incredibile nell'Italia dell'ospitalità, del livello qualitativo, della domanda e anche dell'offerta. Quindi sono stati anni fantastici. Io, se vado indietro di 15 anni e ricordo cosa c'era all'epoca, veramente era un mondo completamente diverso. Adesso siamo veramente, io penso, all'apice, ma spero che non lo sia del tutto, di un momento veramente magico per l'Italia. Magico, viene da dire, uno dei pensieri più vivi che posso avere è quando anni fa andavo in America e parlavo dell'Italia, parlavo della cucina italiana, parlavo dell'ospitalità italiana, e io tante volte con americani, proprietari magari di alberghi, molto americani, e dicevo: dovete andare in Sicilia, dovete andare in Puglia. E per loro era una barriera assolutamente invalicabile, perché sotto Roma non si... Adesso finalmente, già da qualche anno, però una cosa che ho proprio visto nascere e crescere, questi investimenti anche di grandi catene internazionali che hanno fatto esplodere il nostro sud, finalmente, viva Dio, perché i prodotti e le materie prime sono veramente meravigliose, e ormai la Puglia è conclamata come una meta ormai da anni, la Sicilia finalmente è arrivata, e il bello al sud deve ancora venire, quindi... è veramente un momento magnifico. A livello internazionale, quello che posso dire, diciamo, delle mie ultime esperienze post-Covid, perché ci sono state veramente dei cambiamenti enormi da prima del Covid a dopo il Covid, e soprattutto diciamo, per quello che è il mercato asiatico. In Asia sono cambiate tantissime cose. Logicamente la Cina, c'è stato uno stravolgimento enorme in Cina, quindi logicamente le frontiere erano chiuse, quindi si è perso moltissimo del turismo in entrata. La Cina ha lavorato su un turismo fondamentalmente interno, cambiando anche tutti i parametri un po' del lusso. Altri paesi, sempre dell'area asiatica, hanno sofferto molto fino a non molto tempo fa. Adesso si stanno riprendendo. Ero appunto la settimana scorsa a Bali, dove ho visitato praticamente tutte le più belle strutture, e stanno lavorando moltissimo. Bali, per dare un esempio, sono 4 milioni di abitanti e quest'anno hanno avuto 9 milioni di turisti. Quindi, e devo dire che a livello di prezzi, sono di rates, che sono quello che sta facendo un po' la differenza in tutto il mondo, in Italia in maniera veramente importante, purtroppo, viene a dire, perché le rates sono cresciute tantissimo, ma anche in Asia stanno crescendo. La cosa bella che vedo dopo il Covid, che sta accadendo anche in Asia, nei paesi magari meno specializzati, è che c'è un incremento del livello qualitativo delle materie prime importante, c'è una ricerca della materia prima importante, e nonostante le difficoltà ad importare le materie prime, stanno cercando di fare di tutto, perché comunque i consumatori che vogliono spendere e che hanno la forza nello spending più elevata richiedono questi tipi di prodotti italiani, soprattutto, che fanno la differenza. Sicuramente, ecco, sono stato anche in Giappone proprio la settimana l'altra, lì si soffre invece uno dei problemi, che è il problema che colpisce anche l'Italia, gli Stati Uniti tantissimo da quando è passato il Covid, che è il problema del personale. Problema del personale che ha colpito il settore dell'hospitality veramente come una scure. Perché? Perché quando è arrivato il Covid, il settore dell'hospitality è stato quello che è stato più colpito di tutti. Non si viaggiava, non si mangiava fuori, non si faceva niente, e tantissime, anche le più grandi aziende, hanno fatto dei licenziamenti di massa. Questi licenziamenti di massa hanno fatto sì che queste persone che lavoravano nell'ambito dell'hospitality siano uscite e non stanno più tornando.
perché hanno trovato altri lavori, hanno trovato altri lavori che li gratificano, sicuramente altri lavori che non li impegnano come prima. E devo dire, sono stato negli Stati Uniti e per dare un esempio così, che faccia capire qual è la problematica, stanno usando sempre di più nell'ambito proprio professionale prodotti che abbiano meno passaggi, che prevedano quindi persone con meno skill in cucina, sì. In Giappone è ancora peggio, in Giappone proprio c'è una crisi di personale imponente. Ci sono tantissime aperture di alberghi nuovi e c'è molta richiesta di nuovi alberghi di lusso. Il problema è che non c'è il personale. Problema stipendi, problema anche gestione della vita, perché il problema è che si apre un albergo a Tokyo che ha bisogno di 150 persone, logicamente a tutti i livelli, i problemi non sono i livelli alti, ma come puoi immaginare i livelli bassi, però per andare a vivere a Tokyo serve un certo tipo di stipendio. Cioè, e adesso, se già c'era prima, adesso è un problema che è diventato veramente enorme. Sicuramente oggi proprio qui alla Luxury Hospitality si è parlato molto di questo e molti general manager e vice president hanno proprio da un lato confermato che le rates, gli average rates degli alberghi sono aumentati, in Italia moltissimo, all'estero anche, quindi ci sono delle importanti marginalità per contrastare questo problema. La cosa che deve essere fatta è metterla in atto, perché sicuramente quello che poi il consumatore paga, spende in questo tipo di strutture, poi deve essere restituito. E quindi l'investimento, difatti ho sentito oggi veramente molta positività perché sono tutti molto contenti di come è andata la stagione. Sappiamo che per il futuro non si sa se continuerà a essere così, ma sicuramente quello che deve essere fatto in tempi brevissimi è un reinvestimento di questo overspending per dare veramente quella che è l'esperienza del lusso in tutte le sue forme, quindi riformare il personale, pagarlo di più e diciamo tenerlo sempre più vicino all'azienda per fare in modo che veramente se nei confronti del consumatore finale non sia un servizio ma sia veramente una coccola. Ecco.